È questa la ragione per cui noi viviamo, adorarti e servirti. Ed è per questa ragione che noi siamo insieme stasera, certi che le tue benedizioni non mancheranno, certi che opererai nei nostri cuori, certi che ci guiderai per lo Spirito tuo, certi che risponderai alle nostre preghiere. Rimani con noi e guidaci nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Cantiamo il cantico 437. Ostacolare, ti preghiamo
Lodiamo, Signore, per quanti sono in mezzo a noi per le prime volte. Tocca il loro cuore e fa che possano comprendere che cosa ha conquistato la nostra vita. Fa che possano comprendere Gesù che è vivente in mezzo a noi, in ciascuno di noi. Signore, ogni cosa te la chiediamo nel nome prezioso di Gesù. Benedetto in eterno. Amen. Amen. Accomodatevi. Cantico 433. Leggiamo la parola del Signore nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 1, leggeremo i primi 4 versetti, poi salteremo e leggeremo altri versetti man mano. Ora avvenne l'anno trentesimo, il quinto giorno del quarto mese, che essendo presso al fiume Chebar, fra quelli che erano stati portati in cattività, i cieli s'aprirono ed io ebbi delle visioni divine. Il quinto giorno del mese e del quinto anno della cattività del re Joachim, la parola dell'Eterno fu espressamente rivolta al sacerdote Ezechiele, figliuolo di Buzi, nel paese dei Caldei presso il fiume Chebar, e la mano dell'Eterno fu qui sopra lui. Io guardai ed ecco venire dal settentrione un vento di tempesta, una grossa nuvola con un globo di fuoco che spandeva tutto all'intorno d'essa uno splendore, e nel centro di quel fuoco si vedeva come del rame sfavillante in mezzo al fuoco. Leggiamo il versetto 28 e proseguiamo la lettura nel capitolo 2. Qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia? Tal era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria dell'Eterno. A questa vista caddi sulla mia faccia e udì la voce di uno che parlava. E mi disse: figliuol d'uomo, rizzati in piedi ed io ti parlerò,
E come egli mi parlava, lo Spirito entrò in me e mi fece rizzare in piedi, e io udì colui che mi parlava. Arrestiamo qui la lettura. Il libro di Ezechiele, come ben potete capire, porta il nome dello scrittore del libro stesso e il nome di colui del quale si racconta in qualche modo la profezia nel libro. Il libro fu scritto per ispirazione dello Spirito Santo diversi anni dopo gli avvenimenti in esso narrati, e in particolare l'inizio del ministero di Ezechiele, del quale abbiamo letto soltanto pochi versetti e soltanto uno stralcio. In altre parole, il racconto del profeta inizia dal momento della sua chiamata, molto probabilmente nel quinto giorno del quarto mese del suo trentesimo anno di vita, come abbiamo letto. Da questo momento in poi noi sappiamo qualcosa di Ezechiele. Della sua vita precedente non sappiamo quasi nulla. Come se, in qualche misura, la sua vita fosse iniziata proprio quel quinto giorno di quel suo trentesimo anno di vita, quando il Signore gli apparve. Da quel momento in poi narra il libro della vita di Ezechiele. In qualche modo, ripeto, e non solo in qualche modo, la vita di Ezechiele conosce anch'essa un prima e dopo l'incontro con il Signore. E una cosa è certa: se quello che lui realizzò prima non ci è dato conoscere, ci è dato conoscere tutto ciò che il Signore fece nella sua vita. Ancora oggi è così. È sempre lo stesso meccanismo. Possiamo avere alle spalle una vita più o meno grigia o più o meno bella, ma è certo che quando conosciamo l'Evangelo è come se uno spartiacqua si venisse costruito nella nostra vita, e tutto quello che incominciamo a fare, a vedere, a realizzare in Cristo è ciò che vale la pena veramente ricordare. Ed nell'esperienza di Ezechiele noi consideriamo soltanto, ci sarebbe probabilmente molto più da dire, ma consideriamo soltanto innanzitutto la data, una data memorabile. Avete fatto caso, è stato preciso. Il quinto giorno del quarto mese del trentesimo anno di vita. Poi aggiunge, era il quinto anno della cattività. È molto preciso Ezechiele. Ricorda giorno, mese, anno. E a scanso d'equivoci ricorda pure un fatto memorabile. 5 anni dalla cattività. Ricorda il luogo, un fiume, il Chebar, in Mesopotamia, se preferite nell'attuale Iraq. Ricorda tutto distintamente. Sarà stato sicuramente un momento particolare per quell'uomo? Ah, di certo. Così come è particolare, chiaro e nitido nella nostra memoria il momento nel quale, il giorno nel quale, sono sicuro, il luogo nel quale Gesù ci ha salvati. Era nella sua memoria stagliato il ricordo, perché era il ricordo di una liberazione. Era il quinto anno dalla cattività. 5 anni erano passati da un bruttissimo giorno nel quale l'esercito allora più grande del tempo, uno dei più grandi del tempo, l'esercito babilonese, era entrato in Gerusalemme e aveva decapitato la classe dirigente ebraica del tempo. L'aveva decapitata non solo uccidendo fisicamente, ma portando con sé i figli della classe dirigente, coloro che sarebbero diventati a loro volta sacerdoti, sarebbero diventati re, sarebbero diventati dignitari. Li portarono via. E portarono con loro anche i notabili del paese. E fu uno strazio. Posso immaginare le madri, i padri,
perlomeno quelli che erano rimasti in vita, vedere legati i loro figli e portati via per non rivederli più. E in quella colonna, in diversi viaggi, ci furono uomini come Daniele, preso giovinetto, portato via. Ezechiele, a sua volta, dopo, preso, portato via. Ed ora è lontano. Sa che non rivedrà più Gerusalemme, non rivedrà più la sua terra. È in un luogo di cattività, ovvero di prigionia. E lì deve lavorare, lì deve vivere, lì deve rimanere. C'è un canto struggente, un salmo struggente, nel quale lo scrittore si rivolge ai babilonesi e dice: come dite voi, come ci dite, cantate i canti di Sion? Come possiamo noi cantare i canti della nostra terra, ora che siamo qui, che siamo prigionieri, sulle rive dei fiumi, dei grandi fiumi di Babilonia? Come possiamo cantare al vostro cospetto? Noi che siamo stati portati via, noi che siamo stati strappati ai nostri cari, non possiamo e non vogliamo più cantare. Eppure quel giorno, quel quinto giorno del quarto mese del trentesimo anno di vita di Ezechiele, per lui fu un giorno di liberazione. Perché abbiamo letto, lui stesso scrive, la parola dell'Eterno mi fu rivolta ed io vidi i cieli aperti. Da dove mi verrà l'aiuto? L'aiuto mi verrà dal Signore. L'aiuto che Dio ci dà è un aiuto che viene sempre dall'alto. Possiamo essere umanamente prigionieri, possiamo essere umanamente legati, spiritualmente legati, questo non ha importanza. L'aiuto del Signore viene da un luogo dal quale non può non venire, discende dal cielo. In quel giorno Ezechiele, in modo miracoloso, vide i cieli aperti dinanzi a lui e Dio miracolosamente gli fece vedere quello che la sua fantasia non poteva vedere. Stasera, per la grazia, Dio ti fa vedere quello che la tua fantasia non può immaginare. Un Dio vivente e vero che ti ama. Un Dio che ha dato per te e per me il suo figliuolo e il perdono dei peccati e la completa liberazione dell'anima nostra. I cieli furono aperti. Nessun esercito poteva salvarlo. Nessun corpo speciale poteva essere paracadutato per portarlo via. Non avrebbe più rivisto Gerusalemme, non c'era più nulla da fare. Era dentro il cuore dell'impero più grande del tempo. Ma l'aiuto gli venne dall'alto. In quale condizione ti trovi stasera? Nel cuore del cuore della condizione più disperata, lì dove nessuno, proprio nessuno ti può venire ad aiutare, e dove qualcuno ti dice canta, canta, dove qualcuno ti suggerisce ma sorridi, in fin dei conti, peggio di così, dove magari qualcun altro ti invita a sorridere e a non pensarci. Possiamo anche non pensare sulla nostra condizione. Possiamo pure non riflettere e non pensare sui legami che legano appunto il nostro cuore, la nostra mente. Possiamo anche non pensarci, ma non abbiamo certo risolto il problema. Siamo stati strappati dalla comunione con Dio. Eppure, per grazia, i cieli s'aprono su coloro che invocano Dio con tutto il loro cuore. Eppure, per grazia, noi sappiamo che se preghiamo il Signore ci risponde, un po' come se i cieli s'aprissero. E le risposte di Dio non sono soltanto consolatorie, le risposte di Dio sono liberatorie. Alleluia! Era una data memorabile, come avrebbe potuto dimenticarla? Come avrebbe potuto tralasciarla? Il suo re con lui era andato in cattività, ma ora il re dei re lo liberava. L'opera che Dio continua a fare oggi verso tutti gli uomini che lo cercano con un cuor puro è un'opera di liberazione, è un'opera di illuminazione della mente, è un'opera di completa edificazione dell'anima.
i cieli s'aprirono e lui continua dicendo: e la mano dell'Eterno fu qui sopra di lui, e la mano del Signore fu su lui. Io non ho mai vista la mano di Dio, non credo che nessun uomo l'ha vista neppure insieme a me, però se è vero che una mano è segno di forza, di protezione, d'aiuto e di calore, quanta forza, quanta protezione, quanto aiuto e quanto calore c'è nell'intervento, nella mano di Dio. E lì la mano di Dio fu su di me. Non ci furono soldati, non ci furono babilonesi, non ci furono guardie, non ci furono aguzzini che potettero fermare quella mano, ma lì la mano di Dio fu su me. Niente che non sia la nostra apatia o il nostro rifiuto può impedire a Dio di poggiare la sua mano sul nostro cuore. E il Signore voglia che nulla impedisca davvero e che tutti noi possiamo dire come un solo uomo: Signore, appoggia la tua mano sull'anima mia. Era una data memorabile per Ezechiele, perché quel giorno accadde qualcosa di meraviglioso. Io ebbi delle visioni divine, guardai e vidi un globo di fuoco, e c'è tutta una visione sulla quale non mi soffermo. Ma poi abbiamo letto al versetto 28: era un'apparizione dell'immagine della gloria dell'Eterno. Era un'apparizione dell'immagine della gloria dell'Eterno. Dio si era ricordato di un prigioniero. Dio si era ricordato di un giovane uomo di 30 anni del quale non si ricordava più nessuno. Dio si era ricordato di uno fra migliaia. Dio continua a ricordarsi di ogni uomo. Non so se la madre era ancora in vita, dico la mamma di Ezechiele. Non so se suo padre era ancora in vita, certo è che l'avevano pianto, e l'avevano pianto come morto. E lo avevano visto allontanarsi, l'avevano visto portato via e lo avevano salutato, sapendo che non l'avrebbero mai più rivisto. Ma il suo Padre Celeste continuava a vegliare su di lui. Forse i suoi amici d'infanzia, i suoi vicini, ormai dopo 5 anni lo avevano dimenticato. Forse qualcuno ancora pensava e diceva: Ezechiele, già vero Ezechiele, chissà che fine ha fatto Ezechiele. Ma Dio continuava a ricordarsi di lui, così come Dio continua a ricordarsi di ognuno di noi. Forse i nostri amici non ci mandano più i messaggi sul cellulare, o forse pensiamo davvero di essere stati dimenticati, ma il Signore non si dimentica di noi. Mentre Gesù moriva in croce, uno dei due ladroni gli disse: Signore, ricordati di me quando sarai giunto nel tuo regno. Ricordati di me quando sarai dall'altra parte, non a Babilonia, non presso il fiume Chebar, ma oltre il Giordano. Oltre, o Signore, ogni regno umano, oltre il tempo, di là, quando sarai nell'eternità. Quando sarai, o Signore, nel luogo di luce, quando sarai sul tuo trono, quando non sarai in Babilonia, altro che, ma quando sarai nel regno dei regni, tu che sei il Signore dei Signori, ricordati di me. Quando tu siederai fra il canto degli angeli, quando l'universo sarà ancora sotto di te e quando tu non avrai probabilmente forse più ricordo di me, Signore, no, ricordati di me. E Gesù gli rispose: io ti dico che non dovrò fare uno sforzo di memoria e non scriverò il tuo nome sul taccuino né lo affiderò al mio angelo segretario, ma io ti dico che oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Il Signore si ricorda di te e lo fa nel modo più bello, subito, oggi, ora, se credi, salvandoti, aiutandoti, dandoti forza. Oggi stesso sarai tu con me in paradiso. Ricordati di me, Signore, quando sarai lassù. Io sono troppo piccolo, io sono troppo indegno. Sono sicuro che in mezzo ai milioni, ai miliardi di uomini, tu come fai a ricordare il mio volto?
In me non c'è nulla che valga la pena ricordare. Sono un furfante, un assassino, un malfattore. In me non c'è nulla che merito d'essere ricordato. Non ho fatto nulla di buono, ho fatto tutto di male. Per questo sto morendo in croce. Come farai a ricordarti di me? Ma io ti prego, fallo. Perché Dio dovrebbe ricordarsi di te e di me? Suppongo che ha tante cose più importanti da fare. Eppure è una verità. Dio è amore. Il Signore ama ogni uomo. Ama ognuno di noi come se fossimo figliuoli unici. Il Signore ricorda ognuno di noi. E stasera, mentre il suo Santo Spirito ti sta sfiorando e mentre il tuo cuore avverte il tocco del Signore, sappi, Egli si sta ricordando di te. È vero, tu non meriti d'essere ricordato, è vero, io non ho fatto nulla per il quale Dio mi debba ricordare, eppure è una verità, eppure è biblico. Dio ti ama. E Dio si ricordò anche di Ezechiele. E lo andò a visitare lì, a Chebar, ed egli lì vide un'immagine della gloria di Dio. Era un dato fenomenale. Vedere un'immagine della gloria di Dio. Vederla con gli occhi, non lo so. Bene, qualcuno dirà, ed io come faccio a vedere ora l'immagine della gloria di Dio? Nel Nuovo Testamento c'è scritto qualcosa di molto bello. Lo dice l'Apostolo Paolo. Splenda la luce fra le tenebre e quel che risplende nei nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio, della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Gesù è la gloria di Dio. Ebbene, sfogliando le pagine del Vangelo, osservando il nostro Signore, leggendo queste meravigliose parole del nostro Salvatore Gesù, ascoltando le sue parole, noi vediamo in Lui tutta la gloria di Dio. Quella gloria che, se confidiamo nel Signore, può risplendere nel nostro cuore. Ora, subito. Era il 30° anno della vita di Ezechiele, il che vuol dire che quell'anno lui iniziava a svolgere anche il suo ministero di sacerdote. Sorelle e fratelli, questo vuol dire che possiamo anche essere salvati per grazia di Dio ed essere fedeli a Dio per grazia di Dio. Ma questo vuol dire che tutti abbiamo bisogno di conoscere di più il nostro Signore Gesù. Vuol dire che abbiamo bisogno di vedere in Lui la gloria di Dio. Quanti uomini videro Gesù? Tanti. Figuratevi, lo vide finalmente Erode, il re Erode, non ne poteva più, tanto ne aveva sentito parlare, che finalmente lo vide, glielo portarono e lui era contento. Perché disse stasera finalmente vedo un miracolo, anzi stamani finalmente vedo un miracolo. E lui era contento, è scritto nei Vangeli, perché voleva vedere fare i miracoli a Gesù. E stava lì pronto. Quando glielo portarono disse ora vediamo. Aveva fatto chiamare, non so, degli storpi, dei ciechi, voleva vedergli fare qualcosa di grande. E non gli vide fare nulla. I giudei del tempo di Gesù gli chiedevano dei miracoli e Gesù un giorno disse io miracoli non faccio perché io non faccio spettacolo, vi do soltanto un miracolo, un segno se volete, quello di Giona, morirò e dopo 3 giorni risusciterò. Tutte queste persone non videro la gloria di Gesù, videro un uomo come tutti gli altri e non seppero intendere chi veramente Cristo fosse. Può passare dinanzi ai nostri occhi la predicazione dell'Evangelo, possiamo leggere il Vangelo 1000 e 1000 volte eppure non riuscire a capire. Ma ci fu un'altra categoria di persone che non volevano vedere miracoli, che non si aspettavano nulla da Gesù, che non gli facevano, gli sgambetti. Persone che stavano così male e avevano tanto bisogno, che non avevano tempo da perdere per giocare.
Persone che soffrivano così tanto che non avevano tempo da perdere nel fare le domandine a Gesù: mi fai vedere il miracolo? Mi fai vedere il risveglio? Mi fai vedere lo zoppo che cammina? Mi fai vedere il cieco che ci vede? Persone che stavano così male, ma così male con se stessi, così male fisicamente, che non gli andava di perdere tempo a far domande arzigogolate a Gesù se uno, se una donna gli sono morti 7 mariti e poi si risposa, perché non ci vedevano, perché avevano fame, perché stavano male. Persone che stavano così male che non potevano stare seduti su un banco di una chiesa senza dire: Signore, abbi pietà di me, se tu veramente esisti, ascolta la mia preghiera. Costoro videro la gloria di Dio nel volto di Gesù. Alleluia! E noi facciamo parte di quella categoria, vero sorelle e fratelli? Ma siamo stati così male quando la parola di Dio ci è stata annunciata. Abbiamo visto quanto eravamo lontano da Dio, che non avevamo tempo da perdere a giocherellare e a fare le domandine. Ma abbiamo detto: Signore, se tu esisti, dai pace al mio cuore. Qualcuno fra noi ha detto: Signore, se tu veramente mi ami, guarisci il mio corpo. E abbiamo scoperto la gloria di Dio in Cristo Gesù. Abbiamo detto: Signore, mi trovo in una condizione così particolare, ma così difficile, che io non ti chiedo niente di speciale, se non fa qualcosa nella vita mia, ma falla in fretta. E Gesù l'ha fatto subito, è vero? Alleluia! Ezechiele faceva pure lui parte di questa categoria di persone, che vide la gloria di Dio. Un'ultima cosa. Quando egli vide la gloria del Signore, a questa vista caddi sulla mia faccia, caddi giù per terra e udì la voce di uno che mi parlava e mi disse: figliol d'uomo, alzati in piedi ed io ti parlerò. E come egli mi parlava, lo Spirito Santo entrò in me e mi fece alzare in piedi e udì colui che mi parlava. Vede la gloria di Dio e cade a terra. Perché? Sembra un uomo ferito, colpito, e cade a terra. Sembra un uomo che è stato letteralmente, permettete, gli sono state letteralmente spezzate le gambe e piomba giù a terra, cade sulla sua faccia. Beh, deve essere bello vedere il Signore. Ma c'è un versetto che dice che la parola di Dio è come una spada a due tagli, che in profondità ferisce e divide l'anima dallo spirito, le ossa. La parola di Dio è in grado di colpirci, non per ucciderci, ma per piegarci. La parola del Signore è così diretta, così bella, così chiara, così affilata, che non ha bisogno di spiegazione né di commentari. Quando Dio ci parla, sappiamo che sta parlando a noi e la nostra volontà viene piegata. Cadere dinanzi a Dio non è una cosa brutta, è una cosa bella. Cadere dinanzi al Signore in senso spirituale, se preferite anche in senso fisico, non mi formalizzo, cadere dinanzi al Signore vuol dire, è bello, vuol dire dire: Signore, hai vinto tu. Signore, m'hai toccato dentro, m'hai colpito nel punto debole, hai vinto tu. E io caddi a terra e Dio mi disse: io però non ti voglio per terra. Alzati in piedi. Puoi sentirti in colpa stasera. Mi posso sentire in qualche modo svergognato da Dio stesso, ma Dio non mi vuole né in colpa né svergognato. La sua parola è: credi nel mio figliolo Gesù, sarai salvato. Alzati in piedi. Posso sentirmi come credente in colpa, o come uomo mi posso sentire, mi posso vergognare dinanzi a Dio, ma la volontà del Signore non è questa. Aggiunge Dio: alzati in piedi, sta di buon cuore. Il cieco piangeva e gridava: Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me, non ci vedo. Anche lui non ci aveva tempo di giocare col Signore. Fammi vedere i miracoli, fammi vedere il risveglio, fammi vedere quello, fammi riempire la chiesa e tutte le solite cose, no? Non ci aveva tempo, non ci vedeva, era mendicante e non mangiava. Poteva pure andargli bene forse che non ci vedeva, ma non mangiare. E gridò: Signor Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me, abbi pietà di me.
E qualcuno si avvicinò e gli disse: sta di buon cuore, alzati, vieni, Gesù ti chiama. Sta di buon cuore. Dio voglia che nessuno di noi torni a casa afflitto, abbattuto, immusonito, o peggio ancora, nessuno di noi ritorni a casa disperato. Tutt'altro. La parola di grazia è una parola di speranza. Rizzati in piedi, disse il Signore, ed ecco che assistiamo a un grande miracolo. Figlio d'uomo, rizzati in piedi ed io ti parlerò. Ma lui era per terra. Gesù disse a un paralitico: io te lo comando, alzati, prendi il lettuccio e vattene a casa. Ma lui era ancora paralitico. C'è solo uno che può chiamare le cose che non sono come se fossero. C'è solo uno in tutto l'universo che a un paralitico ancora storpio può dire: tu ti alzi e cammina. C'è solo uno in tutto l'universo che può dire ad un Ezechiele abbattuto dinanzi alla gloria di Dio: tu ti alzi e ora ascolti quello che ti dico. C'è solo uno che stasera può dire ad ognuno di noi: tu sei abbattuto, sei piegato, sei nelle prove, sei triste, ma io ti dico: tu t'alzi e tu sarai ripieno di gioia e glorificherai il mio cuore. C'è solo uno, e quell'uno è Dio stesso. C'è solo uno che lo può fare, e io sono convinto lo sta già facendo. C'è solo uno in tutto l'universo che può chiamare ciò che non è come se fosse. Quell'uno che quando ascoltammo l'Evangelo ci disse: tu credi e sarai una nuova creatura. Quell'uno che ci ha parlato diverse volte e quando eravamo ammalati ci ha detto: io ti guarirò. Ma noi eravamo ancora ammalati, noi eravamo ancora nel peccato, noi eravamo ancora disperati. Ma solo uno, ripeto, colui che ha chiamato all'essere tutte le cose, può dirci ciò che sarà. Figlio d'uomo, alzati in piedi. Stasera cosa vuoi fare? Vuoi rimanere in ginocchio? Vuoi rimanere schiacciato sotto la convinzione di peccato? Vuoi rimanere schiacciato sotto i rimorsi? Vuoi rimanere schiacciato sotto i tuoi legami? Se te lo dico io, sarai salvato. Non te ne fare nulla delle mie parole. Se fai tu un bel esercizio di fede psicologica, sarò salvato, sarò salvato, sarò guarito, sarò guarito, sarai felicissimo. Ma torni a casa e non è cambiato nulla. Ma se lo dice Dio, Egli è il fedele testimone, è il verace, Egli è l'Alfa e l'Omega, la sua parola è verità. Se lo dice Dio, figliuolo, sta di buon cuore, il Signore ti chiama. Chiniamo il capo. Loderò.
Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno.